Buongiorno, buongiorno e bentrovati ancora una volta in diretta su Tele4. Un po' tutti, in tutta Italia, abbiamo vissuto quella che si definisce una notte magica, traendo queste parole dalla mitica canzone del 90 di Gianna Nannini. Una notte magica per l'Italia che ha vinto la Coppa, ha vinto gli europei di calcio battendo l'Inghilterra a casa sua. Sì, certo, ai rigori, ma la Coppa torna in Italia, anzi, it's coming Rome, parafrasando i titoli di molti e molti giornali nazionali e internazionali. Allora, andiamo a vedere però quello che è successo a Trieste, come è stata vissuta questa partita al Cardiopalma, difficile quel gol dopo 2 minuti degli inglesi e poi la rimonta fino ad arrivare al fatidico momento dal dischetto. Con le immagini di Elisabetta Gessi andiamo a rivivere quella che è stata la notte magica a Trieste, Trieste che festeggia l'Italia, campione d'Europa. Trieste si veste d'azzurro per la notte magica dell'Italia a Wembley. Una miriade di bar e locali allestisce gli schermi lungo vie e piazze del centro e i tifosi triestini colorano la città. Volti tinti di tricolore, bandiere come foulard e tanta, tanta voglia di vincere. Occhi incollati al monitor, naso ad insù, ma in due giri di lancette la gioia si trasforma in incubo quando Luke Shaw segna l'1-0. Una doccia fredda, quella inglese, che stravolge l'atmosfera di festa. Da quel momento in poi, al di là del brusio di fondo, si sente solo la telecronaca trasmessa dagli altoparlanti. Al Caffè degli Specchi, in Piazza Unità, è gelo collettivo. Paura di perdere un'occasione forse irripetibile e di chiudere l'avventura a Euro 2020 con un dispiacere. Si soffre. Tra via Cassa di Risparmio e via San Nicolò sembra di essere su una gradinata del Rocco, in mezzo ai tifosi nostrani, austriaci, tedeschi e pure qualche british in incognito. Ma la curva azzurra è in via Torino, il tempio della Movida diventa palco per la nazionale di Mancini e mentre passano i minuti l'Italia cresce e fioccano le occasioni. Andiamo a mordere la partita! Tutti a spingere l'11 nazionale, pure dalle finestre, parrucche e bandiere, cuori e anime assieme davanti alla TV. Poi, finalmente, Bonucci la pareggia. Ma la strada è ancora lunga, birra e spritz non consumano la sete, l'assembramento c'è, inutile girarci attorno, ma si poteva davvero contenere la situazione più di così? Minuto dopo minuto viene il tempo dei supplementari prima e dei rigori poi. Ed ecco allora gioie e dolori già vissuti in passato. Questa volta però c'è Donnarumma in porta e quando le sue manone smorzano il tiro di Saka, tutto quello che ci si era tenuto dentro per 120 minuti semplicemente esplode. L'Italia è campione d'Europa e anche a Trieste, come in tutte le piazze del paese, si scatena l'entusiasmo. Ecco qua lo spettacolo sulle rive di Trieste. Qui si consuma il festeggiamento, la voglia di libertà, certo, l'assembramento c'è, ma la gioia è davvero incontenibile. Ragazzi, che spettacolo! Ragazzi! Forza Italia, cazzo! Forza Italia! Super contenti! Hai pure il cappello! Sì! Sì! Grandissimo! Pa, 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 pa. Che serata, ragazzi! È stata la sofferenza, è stata una partita tostissima, Italia sotto, poi è riuscita a pareggiare con Bonucci e poi i rigori, uno strepitoso Donnarumma ed ora finalmente è festa! Oh, un in bocca al lupo che domani devo dare analisi 2 assieme a questi qua, eh! Sarà dura però! Sarà dura, però abbiamo vinto! Ed ecco il suono di Discuter! Stupenda, fantastica! Abbiamo vinto!
E il ballo della vittoria! Ragazzi, che serata di emozioni! Grandi emozioni questa sera, grandi emozioni. Te le aspettavi? Sapevo che vincevamo. Questa è la festa per la nazionale in Piazza dell'Unità d'Italia, anche a Trieste, è torcida, è festa, è festeggiamento e delirio in questo momento, perché l'emozione è incontenibile. Génial! Siamo francesi, sono francesi! Queste le immagini della torcida in Piazza dell'Unità d'Italia. Nel telegiornale vi riproporremo i servizi, ma anche quello relativo ai triestini che se la sono vista a Wembley e che vivono e lavorano in Inghilterra. Ma ora veniamo ad oggi, perché è sbarcato a Fiumicino l'aereo della nazionale azzurra con la Coppa a bordo. Allora, con queste immagini dell'agenzia Vista, vediamo proprio l'atterraggio del volo all'Italia con i tricolori che escono direttamente dalla testa dell'aereo, e dunque scende la nazionale italiana di Mancini, fresca campione d'Europa, la coppa alzata al cielo dalle mani di Capitan Chiellini e dal mister azzurro, dall'allenatore ritenuto il principale artefice di questa rinascita del calcio nazionale per quanto riguarda appunto la nazionale, Mancini, che ha anche riscattato quella storica sconfitta a Wembley della Sampdoria, che perse la finale di Coppa Campioni. Lui e Vialli persero lì. Ora, in quello stesso stadio rifatto, perché un Wembley rimodernato, hanno vinto la Coppa d'Europa con la nazionale italiana, la delegazione italiana dunque che sbarca all'aeroporto di Fiumicino. Alle ore 17 sarà in visita dal presidente Mattarella, tra l'altro assieme all'altro big sportivo di questa domenica indimenticabile, Berrettini, che certo ha perso la finale a Wimbledon contro Djokovic, ma che ha portato i colori del tennis nazionale al massimo livello mai raggiunto sull'erba di Wimbledon. Scende anche Donnarumma, medaglia al collo per il miglior giocatore dell'europeo, il portiere azzurro fresco di firma con il Paris Saint-Germain, e il miglior giocatore dell'europeo, così è stato definito dalla stampa specializzata e dalla commissione che appunto aggiudica il premio per l'europeo. Questo è Spinazzola, non lo ferma nemmeno l'infortunio, non lo ferma nemmeno l'ingessatura o fasciatura che sia, pur con le stampelle pare abbia pure ballato nel viaggio di ritorno in aereo, ed è pandemonio a Fiumicino per l'arrivo della nazionale azzurra, che poi sale a bordo del pullman. Rientriamo un attimo, che andiamo a vedere altre immagini che si riferiscono, se non sbaglio, a poco prima, tra virgolette, nel senso che riguardano invece il volo. Vedo se riesco appunto a farvele vedere, adesso le posiziono a schermo pieno, adesso ci arrivo, ancora un attimo, eccolo qua, no, questo è sempre Spinazzola che esce dall'aereo. Vi faccio vedere invece quello che è successo a bordo, eccoci qua con i ragazzi, gli azzurri, Donnarumma e soci, sentiamoli. Questo suppongo era il pullman, perché fosse stato l'aereo sarebbe stata un po' più complicata, devo dire. Allora, vediamo un attimo anche quest'altro, ancora un altro video.
Vediamo se riesco a farvi vedere ancora un paio di festeggiamenti. Si canta anche l'inno nazionale anche al termine della partita, sempre a bordo del pullman della nazionale. Fratelli d'Italia, l'Italia sei testa dell'eco di Scipio, sei città la testa dove la vittoria le porca la piova che schiava. Fratelli d'Italia, l'Italia sei testa, e l'elmo di Scipio si cinta la testa, dov'è la vittoria, le porca la chioma, che schiava di Roma il Dio l'Archeo. Strigiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Strigiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte. Ed è veramente emozionante vederli così assieme, no? Questo senso di amicizia, di gruppo vero, non è una parola scontata in questi casi, ma è forse proprio questo il segreto di questa squadra, il segreto di questa formazione portata al successo da mister Mancini. Attenzione perché gli scozzesi hanno festeggiato l'Italia, no? Perché insomma acerrimi rivali per tutta una serie di motivi, non solo sportivi, dell'Inghilterra, ed ecco che in Scozia praticamente sembrava avessero vinto loro. E insomma, bandiere tricolori, ma tricolori italiane, vederle in Scozia fa una certa impressione, coro tra l'altro da ogni dove, diciamo così, calcistico e non solo, di consensi per la nazionale italiana. Tra l'altro tra i vari canti non poteva mancare Notti Magiche, no? La mitica canzone di Gianna Nannini di Italia 90, che come dire, non propiziò la vittoria del mondiale allora, però è diventato uno degli inni di questa nazionale. E vabbè, veramente, veramente momenti strepitosi, poi un po' in tutta Italia con ovviamente i caroselli dappertutto, come li abbiamo visti anche a Trieste. Ci sono stati dei problemi di ordine pubblico in altre città, a Trieste no, c'è stato solo un episodio in piazza Ponte Rosso dove sono stati esplosi 4 colpi di pistola, fortunatamente una scacciacani, quindi in offensiva. Ci sono stati alcuni momenti, diciamo così, di paura, ma in realtà a parte questo nulla di grave da segnalare, stando a quello che ci hanno detto sinora le forze dell'ordine. Andiamo a Napoli! Questo dunque è quello...
succede nel capoluogo campano, ma veramente dappertutto si è scatenata la gioia. Andiamo a vedere, perché insomma c'è anche il presidente Mattarella che era a Wembley e insomma molti dicono ha portato fortuna, un po' come Pertini nel famoso mondiale dell'82. Vado a vedere se riesco a farvi sentire questo video. Eccolo qua il presidente. È stato fortuna, signor Presidente, grazie. Tutti quanti insieme abbiamo fatto fortuna. È stata una bella... Grazie. C'è l'ambasciatore trombetta. Noi abbiamo ricordato. Rifacciamolo risentire un attimo, forse non si è sentito bene. Insomma, torna sul volo di Stato Mattarella e gli dicono: hai portato fortuna. Ha portato fortuna, signor Presidente, grazie. Tutti quanti insieme abbiamo fatto fortuna. È stata una bella... Una bella serata, come sempre, modi garbati e composti, però la gioia gli si legge chiaramente sul volto. Abbiamo visto festeggiamenti anche in altre parti d'Italia, abbiamo sentito gli azzurri cantare. Andiamo a vedere anche alcune pagine dei quotidiani online. La Gazzetta, che vedete, mette in primo piano It's coming Rome, perché gli inglesi ovviamente avevano varato questo coro, no? It's coming home, inteso come la patria del calcio, ovvero l'Inghilterra, e invece la Coppa va a Roma, sta tornando a Roma, anzi è già tornata. Invincibili, secondo l'Equipe, il giornale, massimo giornale sportivo francese, bravissima, secondo, se non sbaglio, il quotidiano spagnolo Marca. Donnarumasso, che si riferisce, no, al mitico Maracanasso, quando il Brasile perse in casa i mondiali ai danni dell'Uruguay, e insomma è successo un po' una cosa simile all'Inghilterra con l'Italia nel proprio tempio del calcio, che è chiaramente quello di Wembley. Italia, trionfo e triplo salto nel ranking con Mancini dal 20° al 4° posto. Azzurri mai così in alto da settembre 2013, davanti restano Belgio, Brasile e Francia, Inghilterra e Argentina rispettivamente quinta e sesta. Veramente un salto molto importante per la nazionale, che ora ha all'orizzonte il prossimo anno anche i mondiali, che saranno un appuntamento a cui la squadra verrà sicuramente ancora con tanta tanta voglia di vincere. Voi invece tra poco vi proponiamo il telegiornale di Tele4, 13:20 saremo con voi per rivedere tutte le immagini dei festeggiamenti e poi naturalmente per la cronaca di casa nostra. Tra poco. Buon pomeriggio e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Anche Trieste ha vissuto la propria notte magica con la vittoria della nazionale italiana a Wembley contro l'Inghilterra. A Trieste, nel centro città, tutti incollati agli schermi, posizionati in bar e locali, a vivere una partita che è stata tosta, difficile, e si è conclusa solo ai rigori con un urlo liberatorio. Noi l'abbiamo seguita così. Trieste si veste d'azzurro per la notte magica dell'Italia a Wembley. Una miriade di bar e locali allestisce gli schermi lungo vie e piazze del centro e i tifosi triestini colorano la città. Volti tinti di tricolore, bandiere come foulard e tanta, tanta voglia di vincere. Occhi incollati al monitor, naso ad in su, ma in due giri di lancette la gioia si trasforma in incubo quando Luke Shaw segna l'1-0. Una doccia fredda, quella inglese, che stravolge l'atmosfera di festa. Da quel momento in poi, al di là del brusio di fondo, si sente solo la telecronaca trasmessa dagli altoparlanti. Al Caffè degli Specchi, in Piazza Unità, è gelo collettivo. Paura di perdere un'occasione forse irripetibile e di chiudere l'avventura a Euro 2020 con un dispiacere. Si soffre.
tra via Cassa di Risparmio e via San Nicolò, sembra di essere su una gradinata del Rocco, in mezzo ai tifosi nostrani, austriaci, tedeschi e pure qualche british in incognito. Ma la curva azzurra è in via Torino. Il tempio della Movida diventa palco per la nazionale di Mancini e mentre passano i minuti l'Italia cresce e fioccano le occasioni. Andiamo a mordere la partita! Tutti a spingere l'11 nazionale, pure dalle finestre, parrucche e bandiere, cuori e anime assieme davanti alla TV. Poi, finalmente, Bonucci la pareggia. Ma la strada è ancora lunga, birra e spritz non consumano la sete, l'assembramento c'è, inutile girarci attorno, ma si poteva davvero contenere la situazione più di così? Minuto dopo minuto viene il tempo dei supplementari prima e dei rigori poi. Ed ecco allora gioie e dolori già vissuti in passato. Questa volta però c'è Donnarumma in porta e quando le sue manone smorzano il tiro di Saka, tutto quello che ci si era tenuto dentro per 120 minuti semplicemente esplode. E dunque si è scatenata la festa, la Torsida triestina, come l'abbiamo ribattezzata, tra cori, fumogeni, bandieri e naturalmente il tradizionale carosello d'auto e scooter sulle rive di Trieste. L'Italia è campione d'Europa e anche a Trieste, come in tutte le piazze del paese, si scatena l'entusiasmo. Qua lo spettacolo sulle rive di Trieste, qui si consuma il festeggiamento, la voglia di libertà, certo l'assembramento c'è, ma la gioia è davvero incontenibile. Ragazzi, che spettacolo! Ragazzi, forza Italia, cazzo! Forza Italia! Super contenti! Hai pure il cappello! Sì! Serata ragazzi! Italia campione! Sì! Campione d'Europa! Andiamo! Che serata! Guarda Italia! C'è stata la sofferenza, è stata una partita tostissima, Italia sotto, poi è riuscita a pareggiare con Bonucci e poi i rigori, uno strepitoso Donnarumma ed ora finalmente è festa! Oh, un in bocca al lupo che domani devo dare analisi 2 assieme a questi qua, eh! Sarà dura però! Sarà dura, però abbiamo vinto! Ed ecco il suono degli scooter! Stupenda, fantastica! E il ballo della vittoria! Ragazzi, che serata di emozioni! Grandi emozioni questa sera, grandi emozioni. Te ne aspettavi? Sapevo che vincevamo. Questa è la festa per la nazionale in Piazza dell'Unità d'Italia, anche a Trieste, è Torsida, è festa, è festeggiamento, e delirio in questo momento, perché l'emozione è incontenibile! Génial! Siamo francesi, passons aux francesi! Allora, al momento, ripeto, non si segnalano particolari danneggiamenti o gravi episodi di cronaca per quanto riguarda la notte, se non quello accaduto in Ponte Rosso. Vediamo intanto le immagini che si riferiscono a un momento un po' turbolento dei festeggiamenti nei confronti dell'auto delle Tele 4, ma insomma fa parte della festa. Come dicevamo,
Piazza Pontarosso, poco dopo mezzanotte, 4 colpi di pistola nell'aria per, virgolette, festeggiare. Momenti di paura, di panico, di tensione, arriva la polizia, fortunatamente si capisce che si era trattato di una scacciacani, ovvero di una pistola a salve, nessun problema a persone o cose, naturalmente però la polizia indaga per risalire comunque all'autore del gesto. Ma ci sono anche i triestini d'oltremanica o insomma i parenti di triestini o di seconda generazione. Tra questi, quelli che ci hanno inviato questi video direttamente da Wembley, perché loro si sono goduti la finale allo stadio. Bernardo Gulotta ne ha poi confezionato questo servizio. Da Trieste a Wembley, uniti dal coro Forza Azzurri, i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia al campionato di calcio europeo sono esplosi in tutte le piazze italiane, comprese quelle del capoluogo Giuliano, dove la gioia e i bicchieri al cielo sono andati avanti fino a notte fonda. Ma ancor più pathos l'hanno vissuto gli spettatori dello stadio londinese dove si giocava la partita. Gli italiani presenti hanno potuto festeggiare dal vivo e le immagini che girano sono emblematiche dell'euforia del fine gara. Fra questi anche tifosi, per così dire nostrani, Laura e Marco Castelli, triestini di origine da parte di mamma, ma inglesi di fatto, visto che sono nati e vivono nel Regno Unito, quindi cittadini britannici ma tifosi dell'Italia. E oltremodo nutrito il contingente italiano a Londra e sono anche numerosi i triestini che vivono nella capitale. Ingegneri, impiegati, camerieri, preparatori atletici e tanti liberi professionisti. Il ruolo non conta quando davanti c'è l'Italia del pallone che vince un prestigioso titolo contro la squadra di casa in un tempio del calcio come Wembley. E lo spettacolo è assicurato visto che manifestazioni come questa non si limitano alla sola partita. Si è visto a Roma con la cerimonia di apertura, lo si è potuto assistere anche a Londra con l'evento di chiusura torneo e le bellissime coreografie nonché gli spettacoli organizzati per l'occasione. Immancabile come segno d'appartenenza divenuto coro di esultanza l'inno nazionale. Bene, ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale di Trieste per capire se ci sono novità. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai telespettatori, salve. E senta, allora guardi, per la giornata di oggi voi colleghi del turno antimeridiano ci hanno riferito diversi incidenti, nulla di grave, però ci sono stati diversi incidenti appunto nella centro città. Poi per quanto riguarda le segnalazioni per questa sera, comunque per le giornate, per questi giorni, devo segnalare il rifacimento della segnaletica orizzontale in orario notturno da oggi fino a venerdì 16, in particolare nelle località di via Grignano, via del Pucino, via Piccar, via Plinio e via Le Miramare, quindi il tratto della costiera, il castello di Miramare e il tratto da inizio del centro abitato alla stazione ferroviaria, quindi sempre questo chiaramente compatibilmente alle condizioni meteorologiche, no? Questo è chiaro. Poi devo segnalare il divieto di transito per oggi dalle 9 alle 12 e nonché dalle 13 alle 17 era per tutti i veicoli in via Francesco Crispi e nel tratto circa 180 metri tra l'intersezione con via Strehler e l'intersezione con via Pindemonte, nonché in via Pindemonte anche nel tratto di circa 390 metri compreso tra via Crispi e via dei Bonomo. E poi ancora una cosa che le posso segnalare è che ci sono dei lavori anche in via San Giusto, in quanto c'è la dismissione delle condotte gas in ghisa in abbinamento con opere di manutenzione straordinaria delle reti dell'acqua e dell'energia elettrica. Pertanto abbiamo anche un divieto di transito dalle 0 alle 24 per tutti i veicoli in via San Giusto. Nel tratto della semicareggiata in salita da via Bramante a via Tiepolo con una contestuale istituzione del senso unico di marcia sempre dalle 0 alle 24 in via San Giusto
con mantenimento di una corsia di marcia avente direzione verso la stessa via Donato Bramante, quindi comunque un po' uno stravolgimento della viabilità nella zona già interessata dai lavori di San Michele. E infatti stiamo vedendo proprio le immagini che si riferiscono a quel tratto, c'è qualche difficoltà, bisogna portare un po' di pazienza, insomma. Un po' di pazienza, comunque il nostro personale sul posto anche stamattina, quindi insomma siamo tutto chiaramente il primo giorno, come tutte le cose, sempre un po' così, il cittadino deve un po' abituarsi un po' e portare, come ha detto giustamente lei, un po' di pazienza. Grazie all'ispettore capo Mastracchio per tutte queste informazioni. Noi proseguiamo, andiamo in riva al mare, un avvio difficile dopo la rinuncia del vecchio imprenditore Fari, ma nonostante i tempi stretti lo stabilimento di Castelreggio a Sistiana ha ripreso l'attività. Questa mattina Sveglia Trieste ha fatto il punto della situazione sul posto, la nostra Laura Bucarella. In poco tempo i nuovi gestori sono riusciti a dare di nuovo avvio a Castelreggio. Molte sono le novità, purtroppo un avvio difficile, un avvio complicato, speriamo che sia davvero l'ultimo. Castelreggio rinasce tra non poche difficoltà, la fedeltà dei bagnanti più affezionati ma anche dei turisti e soprattutto vari progetti per la prossima stagione. La ripresa in così poco tempo, solo lo scorso maggio, non era affatto scontata. Dopo l'improvviso forfè dell'imprenditore che aveva in concessione lo stabilimento, la gara indetta a tempi da record e poi vinta da PPN. L'avvio è stato duro, però adesso iniziamo a vedere un po' di luce. Abbiamo attivato tantissime attività sportive, vista la nostra natura benessere, grazie anche al fatto che può aiutare molto in questo periodo di pandemia. Non mancano i mugugni da parte dei bagnanti storici per alcuni cambiamenti, su tutti l'aumento degli ombrelloni a pagamento, anche se il gestore ha spiegato che non sono di più ma occupano più spazio per il distanziamento Covid. È stata anche coperta con un porticato una parte del retro della spiaggia a disposizione di chi non ha l'ombrellone. Qualcuno segnala il malfunzionamento di alcune docce, lo stato di degrado delle cabine, tutte questioni che andranno affrontate anche quando si realizzerà il progetto del comune di concessioni più durature. Stiamo già lavorando proprio per la prossima stagione, dove si potrà pensare ad un avvio amministrativo e ad una concessione più lunga, in modo da dare la possibilità di avere più tempo per investire. Le proteste maggiori per la costruenda sede delle associazioni nautiche, a scapito anche di alcuni alberi. Dal punto di vista ambientale ritengo che cementificare ulteriormente il territorio non va bene. Non si taglia mai un albero senza prima avere una perizia di chi fa questo di lavoro. Non abbiamo club nautici dove non si può entrare, dove penso soltanto alla polisportiva San Marco, ma anche al villaggio dove uno può andare a farsi la passeggiata, può andare al mare. L'accesso al mare per le persone disabili è una delle sfide principali per la stagione in corso. Ci stanno aiutando anche altri enti che si occupano proprio di progettazione di accessibilità. L'obiettivo però di questa stagione è poter far accedere i disabili senza grosse difficoltà, senza difficoltà sarà impossibile, ma senza grosse difficoltà al mare. Proseguiamo, ha fatto tappa anche a Trieste la fumettista internazionale Mirka Andolfo, la 33enne napoletana, è una delle illustratrici e coloriste più in vista del panorama internazionale. Sentiamo il servizio. Fumettista internazionale, illustratrice e colorista, a contatto con molti tra i più grandi editori europei e statunitensi. Prima autrice italiana a scrivere e disegnare una storia per DC Comics. Descrivere l'esperienza già maturata, i lavori svolti e il talento di Mirka Andolfo è difficile attraverso poche righe. Per lei parlano disegni, colori e progetti ben visibili e apprezzati dai suoi fan. 33enne di Napoli, la Andolfo ha fatto tappa a Trieste pochi giorni fa all'interno degli ambienti di Neopolis per incontrare proprio i fan, disegnare e autografare i suoi lavori, in particolare i volumi del suo ultimo progetto di animazione Sweet Paprika, favola urbana per un pubblico maturo, angeli e diavoli in un contesto molto simile a quello reale, ovvero di una vita da metropoli condita da carriera professionale, rapporti interpersonali, erotismo e comicità. Sono contenta di aver ricominciato con questo tour, lo chiamiamo, in giro per l'Italia, è molto bello, molto stancante ma anche molto soddisfacente. Sono molto contenta di essere tornata in azione, diciamo così. Era un sacco, poi più di un anno che non ne facevo uno, quindi è stato bello, sì. Un tour che la vede in diverse città anche nei prossimi giorni. Se le dediche oggi sono riportate sul volume 1 del suo progetto, la Andolfo sta già lavorando ai volumi 2 e 3. Prossimi giorni allora, sarò ad Alessandria e farò anche altre tappe in giro per l'Italia, tipo a Pescara,
e così via. I prossimi progetti per ora sono molto concentrata su Sweet Paprika e sto lavorando al 2 e al 3. Dopo si vedrà, dopo si vedrà. Bene, uno sguardo al meteo, oggi giornata di bel tempo, temperature superiori ai 30 gradi solo 20 a regime di brezza. Occhio però che domani è previsto maltempo, un po' di tutta la regione, ma forse questo potrebbe non toccare Trieste. Nel resto della regione temporali sparsi, però insomma, la probabilità che tocchi anche l'area giuliana comunque c'è, anche se più scarsa rispetto al resto del Friuli Venezia Giulia. È tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale, ci vediamo stasera alle 19.30.